di poesia. Due bagagli, poca roba. Buonasera a tutti. Fantasia. Stanno già su un treno che va via. Via, via. Una ragazza. Porta a Nicoletta. Allora, per aver voluto la mia presenza a casa, ti dico, si canzone a cavia, ti punta tutto quanto. Allora mettiamola alla prova. Vai, va! Amor mío.
Però c'è una verità, stavo organizzando proprio pure il cabaret, sto qua a parlare, con puro modo che si può. Ah vero? Pare che sto bollito, no? Di solito faccio sempre schifo. Allora diciamo che queste due canzoni sono state un po' antipasto. La canzone, o spettacolo o vera, a cominciare sempre con la canzone o vera, voglio che si mai ricordate. Oh,
Giuliano Farin e un applauso alla nostra messicana, forte, forte. Ad Anna Perna, che è pure il suo compleanno. È una messa amica, ma auguri Anna. Hey. Godetevi gli attimi, godetevi i momenti, perché attimi e momenti e voti su Como Train passano una sola volta. Nel palazzo di Oca è cambiata malinconia, è cambiato casa, non è più vicino a me, ma da te ti prego tu che l'hai portato via, e non hai pensato che era tutta di cavolo, non di giù. Scegliere il cuore di te, chi sarà l'amore nel portale del giardino, ma è detto bene tu, nell'amore che ho bene, se non è così ma la pigliava la bene. Non bacio visto proprio, ma è arrivato molto nato Giuppino. Però ci siamo ritardi, le canzoni veramente mi ricordate. Secondo me però la prossima. No. Festeggiata, mio marito lo tiene? No, marito no, è un compagno. Un compagno? Dove sta il compagno? Quello che fa le riprese. Ah, è un regista. Un regista. E chi lo mostra tutto pigliato a fuoco? Non può parlare. E che fa? Non può parlare? No, prendo io, Flavio. Ma prende papà, dai, vieni, vieni. Sì, sì. Cioè, riusciamo a piazzare il tuo compagno? No,
Eh sì, a questo punto pure Anna con il marito. Anna, è tuo marito dove sei? Tuo marito non lo chiede. Anna Gessi, tuo marito? Ah, io non sapevo che era diventata una cosa strasici, eh? Si muoveva. Allora via, un posto. Prego, prego. E se ci sarà qualcuno che vuole dimostrare con la propria compagna l'amore, che siamo mai tutti. Non ti fornisco firma, io non c'è una balla. Spesso, però stasera vedendo il clima e c'è di male ce la fa perché è troppo bello questa canzone. Mi sa ci sa ricordi. Ma
soltanto in questa lamba appiccicata non ce la parliamo. Più famoso e Nino D'Angelo, qual è che le piacerà il proprio successo? È una re, chi la Gigi D'Alessio? La Maronna! È una re, mamma mia! Ecco qui. Possibile che non mi ha ricordato quella canzone? Un jeans e una magliette. E una magliette, bravo! Non vince questa volta, ma fate mamma, chi sa se dici da me. Ma tu non mi hai letto, dici così puoi più, e non capire ancora, non è la portata solo. Thank you.
in casa vostra, ma quanti di voi almeno mi conoscono proprio, mi stanno guardando per la prima volta? Alzate la mano per fare una statistica. Ma tutto quanto. Aspetta, a me mi fa piacere questa cosa, perché quando incontrai Nino D'Angelo, Nino D'Angelo mi disse: voglio, non ti preoccupare quando incontrerai le persone che non ti conoscono, perché il problema per un cantante non è questo. Il problema per un cantante è quando la gente ti conosce ma non ti chiama a cantare, ma ti fa come cantante. Allora, io mi chiamo Nino Esposito e, come potete vedere, interpreto il più grande personaggio che ha fatto la storia di Napoli. Un solo nome, un grande applauso, Nino D'Angelo. Anni fa, non facevo questo lavoro qua, anni fa portavo il caffè nel mercato rionale e queste canzoni qua le cantavo al mercato per guadagnare 50 centesimi in coppa a tutto il bancarello, perché sapete, Nino D'Angelo piace a tutti quanti. Allora, dato che mi dicevano che assomigliava da voce, io approfittavo di questi fatti. Un giorno dissi vicino a mia madre: mamma, hai capito che voglio fare nella vita? Io voglio provare a fare il cantante. Mia madre, per accontentarmi, mi portò a Napoli per incidere il mio primo disco. Volevo fare un disco di cantautore con le mie canzoni. Ma un maestro ci dice che io tenevo una bella voce, che scrivevo pure bene. Ma gli disse pure che ci volevano 20.000 euro per fare un disco. E 10.000 euro più al suo disco lo passavano in radio e in televisione, per un totale di 30.000 euro. Ma mi ha appena sentito che ci volevano 30.000 euro, guarda in faccia e mi dice che come cantante era una chiapica. E che ce ne tornavamo a casa. Ma un giorno, tornando dal lavoro, passavo innanzi a un negozio e sul negozio vendeva delle parrucche. Tra le tante parrucche che vendeva ce ne stava una dello stesso taglio di capire Nino D'Angelo. Decisi di comprarla, tornai a casa, registrai una sola canzone e in una sola settimana fece 1.000.000 di visualizzazioni e fece venire Rai 1 alla vita in diretta di intervistarmi fino a casa. Da quel giorno iniziarono i matrimoni, i compleanni, feste piazze. Io pensavo che sarebbe durato tutto un mese, massimo 2 mesi. E invece questa storia è durata 10 anni. E sapete quante cose sono cambiate nella mia vita dopo 10 anni? La prima è che non porto più la parrucca. Quelli che vedete sono i miei capelli naturali. La seconda è che mamma non fa più i servizi di pulizia a casa del signore. E alla fine, dopo tanti anni, grazie al maestro qua, sono riuscito ad incidere il mio primo disco da cantautore. E l'ho chiamato Mi chiamano Nino. E ho scritto una canzone che si chiama Mi chiamano Nino, dove racchiudo tutta la storia che vi ho raccontato, aggiungendo una figura nella canzone, aggiungendo la figura di mio padre, che dal paradiso lui ha disegnato tutta la strada che ho trovata già pronta. Non mi trattengo in chiacchiere, come interprete di Nino D'Angelo mi avete ascoltato, adesso vi faccio ascoltare qualcosa da cantautore. E il brano si chiama Mi chiamano Nino, con la voce di Fabrizio Ferri. I'm
croce, sta croce mi si sente duro. Ma ricordati quando portavo un caffè, resta sempre stessa l'indolare, ricco di umiltà. Crede sempre a Dio, perché Dio è l'unica luce che non si scoda mai. Bravo! Bravo! Grazie. Ma vi siete stancati? Vi siete stancati? Allora andiamo avanti. E vanno ansiosi. Con i capelli sciolti come piace a me, con la voglia di scappare sai tu, e gli occhi in bicchiere per non guardare me. Cose più strane, cose più sempre sbagliate.
Allora insomma, oggi è la festa di Nicoletta. Nicoletta, sì, facciamo ancora un forte applauso alla nostra festeggiata. Bella festa pure Anna. Anna Salam. Dov'è Anna? E allora continuiamo questo applauso anche per Anna. Io non mi faccio da parte. Poi dico, tu mi canterei canzone, io canzone versione femminile, ma bello però. Bello. Voi siete pronti un pochettino con le mani insieme sì, a me? Sì, sì, sono ok. Pronto. Applausi.
grazie. Hai capito? Sì, io e Pio per farci una canzone, quella là fuori in programma, vado a gesti, ma non so se è quella che ho capito. Sì, sì. Pronto? Vai. Vediamo, vediamo cosa esce. Sì, si esce. Allora, tu fai tutto quello che vuoi, fai schiaffi. Questa è una sorpresa. Faccio stare cose da nascere, non sei ancora. Sommetto da pensare che le cari ti devo l'amore da votare. E non mi importa se è fallito, non mi importa. La vita è solamente una questione sciolta che mi fa. Ah, è meglio accampare una speranza in amore che cade. E non mi importa chi lo dà, si sta che no. E non mi importa manchi chi t'ha avuto. Sì, ma non lo stesso c'è di più.
Secondo me lei come grande pizza Maria Nazionale siete giusto un accenno per la festeggiata e il compagno è pura Anna Maria. Una cosa per scegliere, una cosa per scegliere. Potrei venire qui? Concerella per no, e chi sta angolata la Sicci? Ah ok, e tu sai com'è per non toccare chi sta angolata la Sicci? Chi sta angolata la Sicci? Ci sto a capo da una stessa Sicci. Si gode lo spettacolo alla volta. Sì, chi ne è andato a trovare la televisione pubblica? Chi ne pubblica e Rai lui, bravo, bravo, bravo. Vai, non fa niente. Il nostro camion ci sta, ok. Song e storia, vincerella canterà per importanti. Era nero, tocco linea di dammato e gelato. E l'acqua, tutto il tuo limone mare, di la romana. Ma per concludere però c'è una domanda seria e importante a tutti quanti. Ma mo basta scimità, ma voglio una risposta seria. Hai capito? Proprio risposta. Questa faccia è seria, dice. Risposta seria. Tanto perché tengo paura la risposta,
lavo il campo. Ma che squadra ti fate? Bravo! Piacevole, un figlio di un maestro Pio Farina, e penso che si associeranno a me a queste parole. Vi saluto con le parole di un grande di Napoli che diceva: io non voglio onori e titoli né diventare signore, voglio di questo pubblico restare il servitore. Grazie a tutti. E voglio un applauso forte per la nostra festeggiata di Valletta. Grazie per aver scelto di noi oggi.
Gli andrà l'estintore, se via fu. Abbiamo le sister act in funzione. Prima un act ci sono, abbiamo le sister act. Riaccendiamo questi che sono sister. Allora, uomini di qua, non mi fate fischiare. Tutti quanti, uniti. Tutti vicino. Ah, si fa un po' di contatto. Ci aiutate con il coro. Dai, io parto? Sì. Il sottocosto è 1000 euro. Ci sono pronti? La pubblicità di stasera è sottocosto è 1000 euro. Vai. No, andiamo in mente, vabbè, dai. E festeggiate. Tanti auguri. Happy birthday, happy birthday, oh, happy birthday.
Classificato peggio di 18 più.